Sono emerse in un aggiornamento video nuove informazioni relative allo sviluppo e all'ambientazione di Stalker 2. Si tratta del prossimo capitolo della serie a marchio GSC Game World, previsto su Xbox Serie X, Serie S e PC. Un modo scelto dallo sviluppatore ucraino per celebrare i 26 anni di attività dello studio, al momento impegnato sul seguito diretto di un'opera che ha lasciato il segno in termini di atmosfera e intelligenza artificiale. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi neanche un contenuto pubblicato da EveryEye.it. La zona, ovvero il misterioso luogo contraddistinto da anomalie e radioattività attorno a cui ruotano le vicende di Stalker, è popolata da due fazioni perennemente in lotta tra loro. I Duty credono che la zona sia una minaccia da eliminare ad ogni costo prima che si espanda in maniera incontrollabile, mentre i Freedom vedono lo scenario come una nuova opportunità da non contrastare. Nel nuovo video distribuito dal team vengono mostrati da vicino gli equipaggiamenti dei combattenti di una e dell'altra fazione. Nonostante la dicitura di work in progress, il livello di dettaglio è a dir poco pregevole, con tessuti sgualciti, cuciture con fili che sporgono sporcizia e altre irregolarità varie. Imperfezioni che fanno respirare immediatamente la peculiare atmosfera del gioco per un titolo che ha avuto un'enorme influenza anche sulla serie Metro. Da notare come il PR di GSC Game World, che nel video fa da voce narrante, spieghi che in Stalker 2 incontreremo persino altre fazioni. Il tempo è passato all'interno del mondo di gioco e pertanto sono emersi nuovi equilibri attorno alla zona. Il focus passa poi dai costumi alle armi. In questo FPS open world con elementi survival avremo a disposizione un arsenale composto da 30 bocche da fuoco, con numerose modifiche artigianali da apportare per rendere ancora più letali gli armamenti. Il video si sofferma anche in questo caso su equipaggiamenti decisamente vissuti, con graffi profondi nel metallo e usura nelle parti in legno. Da questa attenzione ai dettagli emerge insomma l'idea di un mondo in cui la scarsità delle risorse impone di riciclare tutto fino all'estremo possibile. La chiusura è infine tutta dedicata al modello poligonale di quello che si presuppone essere un personaggio casuale che popola l'ambientazione. Un uomo di mezza età dall'espressione minacciosa e con aria poco raccomandabile, che serve per illustrare un tool originale pensato per dare varietà agli scontri con gli esseri umani. Al di là della sorprendente realizzazione della pelle, delle rughe e della barba, il ghigno del personaggio permette di concentrarsi infatti sulla sua dentatura tutt'altro che perfetta. Ebbene, i singoli denti potranno essere modificati in automatico proprio attraverso uno strumento ideato per l'occasione da GSC Game World. Un dettaglio che illustra la volontà dello sviluppatore di differenziare fino nei minimi termini l'universo di gioco, popolando la zona con un cast ricco e sfaccettato. In attesa di avere informazioni più concrete sul gameplay di uno soprattutto davvero promettente, che al momento ricordiamo non ha ancora una data di uscita precisa, passiamo la parola a voi. Come vi sembrano queste piccole chicche di contorno dal mondo di Stalker 2? Vi incuriosisce il progetto? Vogliamo sentire la vostra nello spazio riservato ai commenti.